Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo incontro nel quale vorrei discutere con voi anche attraverso i commenti. Ieri me ne sono arrivati tantissimi, ringrazio tutti coloro che partecipano, danno consigli. Tra l'altro qualche collega vostro ha in mente anche di creare insomma un indice relativo a tutti i video per potersi muovere poi con più facilità. Vediamo se si riesce a realizzare questo progetto ed eventualmente creare poi un qualcosa in multimediale nel quale voi potete avere, ovviamente avete sempre libero accesso a tutto, tutti i video sono all'interno di una playlist, però mi rendo conto che non siamo ancora ai livelli di un book interattivo, cioè si potrebbe pensare ad un indice con tutte le varie sezioni, dei link ipertestuali, si clicca sul link e va a fare il video. Ci possiamo pensare insieme, ovviamente ho anche bisogno del vostro aiuto, io da solo non riesco a fare tutto. Ovviamente perché tutto questo richiede del tempo e il tempo comunque anche per me è limitato e quindi ok, continuate a, che ne so, condividere il canale, mettere mi piace, far conoscere il canale ad altri, scrivere commenti, dare idee, chi vuole collaborare benvenuto, vi posso inserire anche come collaboratori eccetera eccetera, perché di fatto questo è un'area di studio nella quale troviamo tantissimi video, tutti gratuiti, non YouTube, anche se mi ha proposto tante volte di creare abbonamenti eccetera eccetera, creare video solo per abbonati, questa idea non la prendo proprio in considerazione perché già molti di voi mi conoscono, vi ho spiegato tutte le mie scelte fatte dall'inizio e desidero essere coerente con esse. Allora, oggi vorrei parlare dell'ambiente, cioè dell'apprendimento, apprendimento, e bisogna poi arrivare a qualcosa di fondamentale che è l'innovazione e l'inclusione scolastica. E inclusione. Quindi questo è l'argomento di oggi. Come detto nei precedenti video, faccio una piccola sintesi per riprendere alcuni argomenti in maniera estremamente sintetica e poi andare nello specifico a parlare di questa sezione che vi ho già preannunciato. Allora, sicuramente abbiamo parlato dei metodi, della didattica, delle metodologie di apprendimento, degli stili di apprendimento. Giustamente qualcuno mi ha detto che differenza c'è tra metodo e metodologia. Nei commenti trovate tutte queste definizioni e molto altro. E negli altri video parlo e faccio chiarezza su questo. Veniamo in breve a degli argomenti chiavi, strumenti didattici tradizionali, quali sono, quali vengono considerati. Sicuramente vi è libro di testo adesso al libro di testo vengono affiancati tecnologie, libro digitale, misto, contenuti, materiali digitali interattivi, eccetera, eccetera. E sicuramente per quanto riguarda l'insegnante, la didattica frontale, per capirci, quella alla lavagna. Andiamo avanti. Strumenti didattici digitali. Ne abbiamo parlato tantissimo, sono sempre più in uso nella didattica, sono l'ebook, la LIM, lavagna interattiva multimediale, eccetera, eccetera. Così la classe può diventare un ambiente di apprendimento più stimolante, all'interno del quale vi è, beh, che cos'è che è più stimolante? Che cosa si stimola? L'interazione, l'interattività. Guardate un po', stimola che cosa poi l'interazione, così collegate le due questioni tra allievi e insegnanti, quindi interpersonale, ma
che riguarda tutta la classe, quindi allievi insegnanti. Adesso faccio qualcosa di estremamente schematico, perché queste cose poi sono state approfondite nei video precedenti. Quindi che cosa c'è? Un cambiamento dei codici comunicazionali, quindi cambiamento della comunicazione. Già abbiamo detto tantissimo sulla comunicazione, la sorgente, il feedback. Abbiamo detto veramente di tutti, abbiamo parlato già che tutto questo viene prima impostato sulla lezione frontale e l'ascolto passivo da parte degli alunni e piano piano diventa sempre cioè la parte dell'allievo che è sempre più centrale, diventa più dinamica e quindi l'alunno da quindi allievo, la tendenza è questo, dinamico, partecipativo, cresce la capacità attentiva, quindi l'attenzione, si favorisce l'integrazione tra gli alunni, eccetera, eccetera. Questo è, dove si sta spostando il mondo della scuola. Relativamente al costruttivismo, abbiamo già detto che ispirandosi alle teorie costruttiviste degli anni 90, l'insegnante mette al centro dell'apprendimento lo studente sta sempre al centro dell'apprendimento, la centralità dello studente, questo è in qualsiasi domanda in cui vi viene richiesto qualcosa relativamente allo studente, anche in un'UDA. Relativamente a una metodologia applicata, eccetera, eccetera, tutto viene fatto perché lo studente acquista una figura centrale. Quindi le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le cosiddette TIC, diventano così strumento indispensabile e hanno una valenza cognitiva. Perché incidono sul pensiero degli individui e permettono la creazione di infiniti ambienti di apprendimento. Per TIC, ovviamente ci sono LIM, ci sono anche applicazioni specifiche, ci sono adesso veramente su questo abbiamo detto tanto, poi eventualmente se me lo chiedete farò un altro video di maggiore approfondimento. L'internet e la didattica. Ovviamente sono sempre più correlati perché la rete ha messo a disposizione dei docenti nuovi strumenti, giusto per parlare, Gmail adesso ha creato tutto un ambiente, Google Scholar, Google Meet, le varie piattaforme. Google Meet, che di fatto è un'alternativa, cioè si usa più che altro per la didattica a distanza, anche se poi ci sono altri programmi, cioè, come Teams che usano della Microsoft, in realtà Microsoft Teams che usano per lo più le università, piuttosto che Zoom, piuttosto eccetera, eccetera. Lo stesso WhatsApp può essere utilizzato, e Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, stanno evidenziando negli ultimi anni interessi risvolti didattici. Se vi trovate questa parola, che in realtà è un acronimo, DAD, è la didattica a distanza, che da quando c'è questo coronavirus, veramente, penso che, cioè prima veniva menzionata, però di fatto c'era un uso della didattica a distanza molto molto lieve. Adesso per motivi anche sociali se ne è fatto un uso elevatissimo, molti insegnanti erano impreparati e hanno avuto difficoltà ad iniziarla, anche gli studenti probabilmente non avevano tutti gli strumenti, eccetera, eccetera. Quindi essenzialmente si basa su piattaforme,
su ambienti di apprendimento strutturati, l'interazione tra docenti e alunni può avvenire in modalità sincrona, quindi in diretta, quindi scriviamo interazione live, un pochettino come questi video sono live, appena li carico voi li vedete, mi commentate eccetera eccetera, certo non ci siete istantaneamente su questi video, non è che stiamo, che sto... Si potrebbe anche fare in futuro creando per esempio un Google Meet con 50 persone che si sono connesse e si fa una bella lezione. Probabilmente sarebbe anche un pochettino caotico per quanto riguarda la preparazione al concorso, cioè di fatto noi non è che abbiamo un anno scolastico, 6 ore al giorno per prepararci, molti di noi, molti di voi lavorano tutto il giorno e poi cercano di trovarsi uno spazio per prepararsi. Sappiamo ci sono misure dispensative e compensative e anche strumenti didattici per l'inclusione, quindi io scrivo solo inclusione perché questa era la sintesi di altri precedenti video. Quindi la tecnologia come elemento per BES, quindi per tutti gli alunni che hanno bisogno di educativi speciali, sapete che può essere anche un problema economico, un problema sociale, un problema di 104 piuttosto che DSA, eccetera, i BES e i disabili, insomma, sono una riguardano tutti, tutta la categoria di alunni che presentano, insomma, bisogni particolari. E quindi, sicuramente, dal punto di vista tecnologico e didattico, ci sono stati veramente tanti processi, strumenti innovativi, ad esempio word processor, sintesi vocale, audiolibri, l'OCR, calcolatrici con sintesi vocali, software compensativi, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo, adesso ritorniamo a noi all'apprendimento, innovazione e inclusione. Relativamente a questo, sicuramente come... Poi vedrete la cosa bella di tutti questi video, di tutte queste lezioni, che piano piano più si va avanti, più tutto si collega. Perché noi sicuramente abbiamo parlato della comunicazione, della sorgente, dell'emettitore, del ricevente, eccetera, eccetera, abbiamo detto dell'ambiente, l'ambiente è fondamentale. E quindi essenzialmente per l'apprendimento che cosa diventa fondamentale? L'organizzazione dell'ambiente di apprendimento. Quindi organizzare. Perché sicuramente le parole chiave sono l'ambiente e il tempo, cioè la progettazione dei tempi e dell'ambiente, organizzare l'ambiente di apprendimento. Questa è la prima fase. Quindi è un obiettivo prioritario. Quindi riguarda tutti gli arredi, le infrastrutture, la strumentazione, la qualità della relazione. L'ambiente quindi non è solo il luogo fisico, ma è uno spazio, sicuramente il luogo fisico, la scuola, ma diventa in maniera più larga lo spazio mentale e culturale. Uno spazio emotivo e visivo, uno spazio dove si creano anche delle relazioni, quindi possiamo scrivere spazio affettivo, uno spazio comunicazionale dove avvengono le comunicazioni. E quindi il luogo e l'ambiente fisico è solo una parte dell'ambiente dell'apprendimento. Esso viene influenzato sicuramente anche dal contesto dell'attività che si deve fare affinché l'insegnante possa svolgere il processo possa far svolgere da parte degli studenti il processo dell'apprendimento. Quindi è un luogo creato ad hoc, che deve stimolare la costruzione di competenze, abilità e conoscenze e motivazioni. Per esempio, ritornando a quanto detto, a costruttivismo, facciamo
vari link, creiamo varie relazioni, cioè tutto poi deve essere un corpo unico di conoscenza. Per quanto riguarda l'attività costruttivista e quindi la didattica costruttivistica, l'ambiente assume l'ambiente è centrale. Centrale, fondamentale, un aspetto, tant'è che l'OCSE colleghiamolo pure a quello, alla legislazione, a quello che viene detto, all'Europa, eccetera, eccetera, definisce lo spazio educativo come uno spazio nei quali vengono, sto cercando le parole più adatte, perché poi giustamente se dico qualcosa fuori posto, giustamente poi me lo fate notare, ma soprattutto non voglio dire tutto ciò che dico deve essere preciso, senza, cioè, non, deve essere perfetto, nel senso che molti di voi stanno, e sono contento, però per me è una responsabilità, stanno studiando, si stanno preparando prettamente su questi video. Per me è una responsabilità quando mi dite così, cioè da una parte vi dico grazie, mi fa piacere, dall'altra dico cavolo, allora questi video sono importanti, allora devo stare attentissimo a scrivermi su un foglietto tutte le idee chiave e poi quando vi creo le correlazioni tra tutte le nozioni che vi dico, devo essere attentissimo a non sbagliare mai nulla. Tant'è che poi i video me li rivedo, qualcuno mi fa dei commenti e io specifico meglio quello che dico. Perché ovviamente la qualità di quello che si dice deve essere, non dico che io arrivo alla perfezione, però ci si deve provare ad arrivare alla perfezione, perché ovviamente non ci possiamo permettere di dire una cavolata. Quindi dicevamo lo spazio educativo come spazio anche di apprendimento. Dove trovano sicuramente rilievo le tecnologie innovative e le tecnologie attuali, quindi deve essere questo spazio educativo deve avere caratteristiche, deve essere funzionale e performante, anche motivazionale, in armonia. Incoraggia alla partecipazione sociale, è un contesto sicuro, comodo, sano, stimolante, eccetera, 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 eccetera. Quindi, poi sicuramente ci sono tanti riferimenti bibliografici che vi posso andare, vi andrò sicuramente poi a citare e a approfondire. Quindi, spazio e azione, perché ovviamente nello spazio trova forma che cosa? L'azione, quindi l'atteggiamento dei docenti nei confronti dell'apprendimento. Quindi, diciamo, attività didattiche, clima della classe, cioè tutte queste sono tutte caratteristiche dello spazio e dell'azione. Relazione, abbiamo detto prima, capacità affettivo-relazionale, eccetera, eccetera, relazione studenti-docenti. Ruolo, coinvolgimento, aspettative. E gli ambienti di apprendimento, ancora qualche parola sull'ambiente di apprendimento, sono una dimensione metodologico-didattica. Quando parliamo di metodologie didattiche, sicuramente parliamo anche di spazio e quindi anche di ambiente,
perché l'ambiente deve aiutare insieme alle metodologie, cioè diventano un'unica cosa, devono valorizzare, vediamo se c'è ancora spazio, no? Valorizzare le esperienze, attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, quindi mettiamoci inclusione, favorire, mettiamo così, favorire la curiosità, l'esplorazione, l'esperienza, il confronto. Quindi, ovviamente, non si, per ambiente non si considera solo l'ambiente fisico, ma si considera l'ambiente anche psichico, cioè noi in relazione con lo spazio e col tempo cosa diventiamo, cosa costruiamo, cosa dobbiamo cercare di raggiungere insieme con la classe. Questi sono tutti gli aspetti che dobbiamo focalizzare. Questo deve essere il nostro focus. Incoraggiare l'apprendimento collaborativo. Mettiamo incoraggiare la collaborazione. Voglio fare. Io mi premetto sempre di fare video brevi, sintetici, quindi quello che vi dico verbalmente non riesco a scrivervelo completamente. Scrivo rapidamente, la mia calligrafia, vi chiedo scusa per l'ennesima volta, non sarà perfettamente leggibile, però siete molti di voi, molti colleghi di voi 3 mesi fa si lamentavano della mia calligrafia, adesso non mi dicono più niente. Perché? Perché a forza di vedere, 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 intanto se la sono imparata. Poi la mia coreografia è così anche perché io so scrivere bene. Eccolo, ci provo. Penso che qua mi leggete tutti. È ovvio che se io scrivo senza ormai guardare la lavagna elettronica che ho, cercando di guardare la lavagna multimediale che vedete voi in diretta live, senza cancellare nulla, eccetera, eccetera, ovviamente non sono una persona perfetta, sto anche creando un ambiente di apprendimento istantaneo dove sì, magari mi preparo la lezione prima, però poi di fatto questo prodotto finale che vedete voi lo sto vedendo anch'io per la prima volta e quindi ovviamente accettate se non è tutto perfetto, non è che è un film che giro per 300 ore e poi diventa un'ora di film perché taglio tutto quello che non va. No, ci avete tutto, ok? Anche il dietro le scene, il dietro le quinte. Incoraggiare la collaborazione, promuovere la consapevolezza, La consapevolezza. Questa la dovremmo promuovere pure su di noi. Realizzare attività didattiche, diciamo didattica laboratoriale. Laboratori, mettiamo. Sono stati prodotti tantissime ricerche, tantissime cose a riguardo. Io voglio concludere adesso con il video relativo, quindi abbiamo detto, abbiamo parlato un po' meno dell'inclusione, abbiamo parlato molto dell'innovazione e dell'apprendimento. In realtà abbiamo creato così le premesse per l'apprendimento. Le basi e le premesse sono l'ambiente. Abbiamo sintetizzato quanto detto nelle altre lezioni. Benissimo, io direi che con questo abbiamo strutturato un video abbastanza consistente, abbastanza cioè ricco di idee anche per voi che poi per coloro che vogliono da questo video fare altre ulteriori ricerche, chiedere, commentare, commentate, cominciate a commentare tra di voi. Qualcuno vi chiede qualcosa, quello deve essere o chiede qualcosa a me, voi scrivete anche al posto mio, mi fate felici doppiamente perché io non devo rispondere, fate felici anche voi perché nel momento in cui andate a fare delle ricerche e andate a rispondere, la vostra conoscenza, le vostre abilità, le vostre competenze anche miglioreranno, perché questo è vero per gli studenti, ma è vero anche per noi che siamo continuamente docenti e studenti, docenti e studenti, non dobbiamo mai smettere di avere la motivazione di imparare. Con questo è tutto, vi saluto, un caro saluto da Francesco Samani. Ciao ciao!